Buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Ieri è stata una giornata in cui mi sono capitate diversi casi che riguardano proprio la chicca di oggi, no? Allora, la volontà di vincere non serve a niente senza la volontà di prepararsi, perché chiaramente io posso voler vincere la lotteria, però se non compro il biglietto, come dire, la volontà di vincere non è sufficiente. Devo prepararmi, andare in cartoleria, comprarlo, no? Aspettare che escano i numeri, quindi mi devo preparare a questo evento. E poi c'è il caso contrario, cioè la volontà di prepararsi, ma non c'è la volontà di vincere. Allora, ieri mi sono capitati tutti due casi e quindi volevo parlarvene. Il caso proprio di un consulente con la volontà di vincere, ma la scarsa voglia di prepararsi per farlo, e quindi è chiaro che ti riempi poi di attese, no? Cioè di rimandi continuamente quella che è la preparazione della vincita, quindi non finisci di scrivere il libro, non prepari le liste dei prospect, non utilizzi i social per fare determinate cose. Quindi, cioè, la volontà di vincere senza la volontà di prepararsi non serve a niente, perché la verità è che tu non vuoi vincere, oppure l'hai preso come un miracolo che deve caderti dal cielo. Cioè, tu stai lì, non fai un cazzo e dal cielo ti piombano i clienti. Vabbè, a volte succede, no? Però il più delle volte non è così. E poi mi è capitato, no, anche il caso contrario, cioè quindi la volontà di prepararsi, ma senza la volontà di vincere. Quindi tutto pronto, tutto a posto, libro fatto, questo fatto, questo fatto, questo fatto, però poi manca quella che è la voglia di vincere. Se manca la voglia di vincere, tutta la preparazione non serve a niente, no? Un po' come dire, si puoi portare il cavallo al fiume, ma non puoi mica obbligarlo a bere, no? Quindi hai tutto, sei pronto, sei lì in riva al mare, la barca c'è, bene, le esche ci sono, sì, bene, il cavo da pesca c'è, sì, ok, i remi ci sono, sì, il motore c'è, sì, la benzina c'è, sì, c'è tutto. Però, amico mio, devi partire, perché se non parti, allora, cioè, non serve a niente. Quindi sono due casi in cui purtroppo le percentuali di successo del percorso di business coaching non sono ottimali, perché capita raramente, ma capitano, capitano anche questo genere di consulente che da una parte vorrebbe, dall'altra non fa. E allora, sai, solo con la sola imposizione delle mani, no? Io non sono il magotel, ma non gliela posso fare. Okay. Quindi quando io vi dico che il percorso di business coaching c'è una sola variabile e quella variabile sei tu, non sbaglio. Ora, fateci una riflessione. Se avete tutte e due, volontà di vincere, volontà di prepararsi, il percorso è giusto. Se non avete nessuna delle due, è meglio che state a casa, ok? Perché buttate i soldi. Ciao, ciao a tutti.